tenere insieme attori diversi, quindi sia molto importante. Noi, come Affari Europei della Regione, abbiamo individuato questa strategia molto ampia che l'Europa promuove, che si chiama New European Bauhaus, che è una strategia che mira la rigenerazione del territorio, quindi nelle aree urbane, ma anche nelle aree rurali e costiere delle regioni europee, e che mette insieme integrazione sociale, sostenibilità ambientale e cultura, creatività, arte all'interno appunto dei processi di rigenerazione che mira appunto a sviluppare. E uno dei comuni denominatori è proprio, diciamo, l'engagement, il coinvolgimento delle comunità locali nella coprogettazione degli interventi. Quindi è proprio una nuova strategia che comunque riporta la progettazione partecipata dal territorio al centro. Quindi per noi questa è un ombrello, una specie di tematica ombrello che può aiutare i territori intanto a diventare più competitivi e essere abituati a fare europrogettazione e in generale progettazione sul territorio, più partecipata, col maggiore coinvolgimento della società che vive sul territorio, e quindi anche per intercettare i bisogni dei cittadini. D'altro canto però il tema è creare un ecosistema, una rete con la regione che possa comunque supportare gli enti locali, ma anche in partnership con altri soggetti pubblici, privati, a cercare, diciamo così, di mettere a terra dei progetti anche cofinanziati da diverse fonti di finanziamento. E il Bauhaus da questo punto di vista è una grande palestra, perché l'Europa ha fatto uscire nell'ultimo anno e negli ultimi 2 anni numerosissimi bandi anche a gestione diretta della Commissione sul Bauhaus, quindi per andare a finanziare iniziative proprio di rigenerazione urbana e extraurbana coerenti con il New European Bauhaus. Quindi dai progetti di ricerca ai progetti sulla creatività e il mondo delle imprese creative, ai progetti Erasmus sulla formazione, quindi sulla creazione di nuove figure professionali, eccetera. Sono moltissimi i temi che il Bauhaus tocca e i bandi che ha coinvolto. Ovviamente tra questi anche i fondi strutturali possono essere oggetto comunque di possibilità di finanziamento di parti di alcune progettualità sul New European Bauhaus. Esistono anche altre fonti di finanziamento che non sono europee ma che noi annoveriamo, e oggi abbiamo ad esempio avuto il coinvolgimento delle fondazioni bancarie, la Fondazione San Paolo e la Fondazione De Mari, che lavorano molto su questo territorio del Savonese, perché riteniamo che alcuni loro bandi siano già in linea anche con attività magari immateriali, non infrastrutturali, ma di natura più immateriale o di natura più divulgativa e per marketing territoriale, che possono cofinanziare parti di progetti in linea col Bauhaus. Quindi per questo motivo abbiamo tenuto insieme soggetti molto diversi anche all'interno della giornata di oggi. Diciamo che intanto c'è da dire che la programmazione, diciamo, passata sta finendo, quindi è in fase, diciamo, residuale. Siamo in fase di avvio dell'altra, della nuova programmazione. Sapete che l'accordo di partenariato è stato approvato recentemente, quindi sono pochi mesi in realtà che è stato approvato, e quindi sono stati approvati anche di conseguenza i programmi regionali per quanto riguarda i fondi gestiti indirettamente dall'Europa attraverso le regioni. Quindi la nostra regione è autorità di gestione di 2 programmi, il programma del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il programma del Fondo Sociale Europeo. Cioè, sicuramente sono utilizzabili i fondi di coesione e secondo, diciamo, le loro regole. Un pochino il tema principale oggi, anche di nuovo uscito, è un po' quello della rigidità delle regole, che è un tema che noi sempre poniamo, sul quale poniamo attenzione anche nei confronti dell'Europa quando parliamo con loro, perché è verissimo, è importante fare integrazione tra fondi, ma le regole sono molto rigide. Quindi se da un lato l'intenzione è sempre quella di cercare di essere più possibili, flessibili e incontrare le esigenze del territorio, dall'altro però le regole sono molto rigide ed è difficile magari integrare anche per la tempistica di a volte, no, in cui escono i bandi, che sono magari
lievemente, non del tutto diciamo tarati o sincroni, per cui a volte ci sono dei problemi di quel tipo, altre volte problemi di ammissibilità o di soggetti beneficiari possibili dei vari assi. Quindi ci sono alcuni tecnicismi che sono da superare ancora e quindi lavoro ce n'è ancora da fare, però c'è da dire che se si va verso la cultura di fare dei programmi di sviluppo territoriale coerenti con un'idea che può essere quella del Bauhaus, quella dello sviluppo sostenibile, del Green Deal, di mille pilastri che adesso la Commissione ha messo in piedi e sono tutti assolutamente, diciamo così, coerenti con la nostra visione, allora il tema è aiutarli a fare un programma di sviluppo del territorio e trovare poi, no, dai finanziamenti che sono tantissimi ultimamente, perché c'è anche il PNRR di cui oggi abbiamo parlato, per esempio, trovare la linfa in maniera integrata, quindi da diverse fonti. Questo è il segreto, perché se si risponde a un bando X che esce oggi e si cerca di rincorrere il bando, siamo certi, dalla nostra esperienza, che non raggiungeremo mai dei risultati condivisi. Invece, se abbiamo prima lavorato su una raccolta di esigenze, una programmazione con enti pubblici, magari anche comunità locali e imprese sociali e imprese e associazioni sul territorio, siamo più sicuri di poter avere già un quadro organico su cui queste programmazioni si possono attaccare, pubbliche o private che siano. Questo è un po' il concetto che vogliamo promuovere e sul quale abbiamo fatto questa scommessa, questa avventura di, diciamo così, di costruzione di capacità che devono ancora essere sviluppate sul nostro territorio. Ma allora, ci sono tante azioni, diciamo che se ne possono trovare due. Uno è il tema delle reti, che oggi è uscito fuori, quindi il tema delle reti, che peraltro un po' discende anche dal discorso delle partnership, cioè allargare le reti e far parlare attori che sono diversi, cioè dall'istituzione pubblica che magari ha usufruito di questi fondi ripetutamente perché è più facile accedere, oppure le grandi imprese da un lato e le imprese magari più piccole o dei piccoli distretti dall'altro. Quindi cercare di trovare delle occasioni per far parlare le soggetti e persone diverse, allargando i momenti in cui le informazioni si condividono, e questo è un elemento secondo me importante nel post-Covid, dopo questo periodo in cui ci siamo visti solo attraverso gli schermi, anche cercare occasioni di incontrarsi, dei momenti in cui affrontare magari anche una riflessione comune su dove vogliamo andare, e però condividere anche quello che sappiamo, le informazioni possibili, e ci aiuta anche a capire che opportunità ci sono in sostanza. Il secondo tema è anche quello di quantificarli questi risultati, quindi anche il tema degli indicatori, del monitoraggio che tanto sta a cuore comunque alla Commissione Europea, con tavoli tecnici veri e propri in cui si chiede sempre di riportare a dei numeri questi fondi di coesione o comunque i fondi europei in generale. È un po' il tema, è anche un motivo, è un modo per cercare di comunicare meglio ai cittadini quanti numeri abbiamo raggiunto, quindi in termini anche, per esempio, non so, di sviluppo sostenibile del territorio, questo famoso tutela ambientale, l'ambiente, i rischi, il clima, le varie condizionalità che ci sono nei fondi, come abbiamo fatto a non solo il percorso per arrivarci, ma anche i numeri veri, no, che possiamo comunicare. Quindi questo è un altro tema che viene sempre in qualche modo tirato fuori dall'Europa e che c'è, esiste e va sempre un po' tenuto in considerazione, perché se non diamo dei numeri è anche difficile comunicare poi i risultati, no, che stiamo facendo e stiamo cercando con una politica così complessa come quella della programmazione di coesione.